Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di My Fitness Diary. E anche giugno è passato e come avrete potuto vedere all'inizio del video, il mio peso è leggermente, leggermente calato. E beh, siamo passati da 65,5 a 65,1. Poca roba. La differenza sta sulla percentuale della massa grassa, che è calata ulteriormente, quindi direi tanta roba. Questo nonostante io abbia aumentato il mio introito calorico giornaliero. Ovviamente, cos'è che ha fatto la differenza? Gli allenamenti in palestra. Quattro allenamenti alla settimana, allenamento in multifrequenza, upper lower, quindi un giorno parte alta, un giorno parte bassa, per 2 volte alla settimana. E devo dire che mi sto trovando veramente, veramente bene, perché nonostante mi stia concentrando soprattutto sulla tecnica, sulla giusta esecuzione, riesco settimanalmente ad aumentare i carichi, quindi questo è veramente il top. Capitolo dieta, come vi dicevo, sto aumentando le calorie e di conseguenza i macronutrienti settimanalmente, questo con il metodo del 10%, come vi avevo già spiegato nel video precedente. Continuo a mantenere la mia dieta vegetariana con il metodo digiuno intermittente Warrior Diet, ovvero un unico pasto al giorno. Se è possibile, 6 giorni su 7, perché il settimo è cheat day. Poi vabbè, se capita di dover uscire con gli amici, vabbè, che sia pranzo, che sia merenda, che sia cena, può capitare. Ovviamente se è durante la settimana, ovvero in quei 6 giorni, si cerca di non sgarrare troppo, cioè di non andare a mangiare cose ultracaloriche e a stare molto attenti, almeno io sto molto attento, ma cerco comunque di godermela la vita, cioè non è che non ho gare da fare, quindi sono così fissato. Però se è possibile mangiare bene e comunque divertirsi, allora perché no? I fedeli, ovvero chi mi segue su Instagram, sa già tutto, vede tutti i pasti, gli allenamenti, vede tutto, basta soltanto seguire. Detto tutto questo, mi sento veramente bene, mi vedo meglio di prima, perché prima ero ultra secco e sgonfio, adesso sono ultra secco ma meno sgonfio, mi vedo più tonico, mi vedo boh, non so, meglio insomma, mi sento meglio e mi vedo meglio. E questo è veramente molto importante, soprattutto per la testa. Sono contento di quello che ho fatto finora e sinceramente non vedo l'ora che arrivi settembre per poi cominciare un bel periodo di massa e costruire qualcosa. Prima che vi dimentichi, ho registrato dei video in palestra, ma non saranno caricati insieme a questo video, ma verranno caricati in seguito in video a parte, così ho deciso. Allenamenti saranno caricati a parte, non con My Fitness Diary. Quindi aspettatevi un video dedicato solo agli allenamenti. Detto tutto questo, fatemi sapere come procedono le cose a un mese dalla riapertura delle palestre. Vi siete messi subito in massa? Vi siete messi in definizione? Boh, fatemi sapere, dai. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, un commento e condividetelo più non posso, così contribuirete a far crescere il canale ed io ne sarò eternamente grato. E se ancora non vi siete iscritti, fatelo, così non vi perderete nessun episodio di My Fitness Diary e molti altri fantastici video. Ed è gratis. E se volete rimanere con me 24 ore su 24, 7 giorni su 7, seguitemi anche su Instagram, così potete vedere allenamenti, pasti giornalieri, relax day della domenica e vari episodi della mia vita privata. Lascio il link in video e in descrizione. Questo episodio di My Fitness Diary termina qui, ma noi ci rivedremo presto in un prossimo video.